che io ogni giorno come assessore a lavori pubblici, quale ho fatto per 5 anni, mi scontro veramente con tanti problemi che la città di Ceprano ha, e vi assicuro li prendo tutti a cuore e li porto tutti con me per tutta l'intera giornata. Quindi di questa serata, di questo momento importante che ho l'occasione di vivere con voi questa sera, io sono particolarmente contento suo, del comitato tutto, infatti. Io spero che possa dare anch'egli un valido contributo a quello che è la causa della elezione di Roberto, dell'amico Roberto. Se poi questo non sarà, non è un problema, perché le persone devono essere libere, non pressate, non ricattate come sta succedendo in questi giorni, perché purtroppo vi devo dire che stanno succedendo anche cose brutte. Arrivano telefonate da tutte le parti, persone che si trovano nell'ambito del commercio e persone che si trovano nell'ambito imprenditoriale stanno subendo ricatti. E beh, io a questi modi, come cittadino ciociaro e come cittadino cepranese, non sono abituato. Io sono abituato a rispettare le persone, a rispettare tutti e ad essere prima di tutto un cittadino cepranese. Quindi potrò essere onoratissimo di guidare questa città quale candidato a sindaco, come sono oggi e come sono questa sera insieme a voi, perché voglio bene a questa città prima di tutto. Roberto elencava delle cose importanti, elencava delle opere e a delle cose che sono state fatte da questa amministrazione, e perché no, anche insieme al sindaco Russo, che mi ha dato carta bianca e mi ha dato modo di operare nel miglior modo possibile.